Sarà un disastro! Un disastro, ti dico! Calmati! Di cosa stai parlando? Il mio capolavoro! Cambierà tutto! Divertirà, stupirà, solluticherà e aprirà gli occhi del popolo alle macchinazioni di Cleone! Ma ho bisogno di te! Non sono un attore né un poeta, Aristofane. Per gli dèi, no! È per Tespi! Il mio attore principale è scomparso! Un'opera senza protagonista è inutile! Come sai che è scomparso? Non manca mai a una prova! A meno che non sia ubriaco o con una donna o un uomo! Una di queste cose, quindi. No, conosce l'importanza di quest'opera. Non mi deluderebbe mai. Deve esserci sotto qualcosa. Potresti cercare un altro attore. Oh, no. Tespi attira sempre una grande folla ai suoi spettacoli. Più gente assisterà alla mia feroce accusa a Cleone e meglio sarà. Quindi dove posso trovarlo? Di solito Tespi non si allontana da casa sua. Inizia a cercarlo lì. Non ci vorrà molto. Prepara lo spettacolo. Torno appena lo trovo. Fare molta attenzione in quest'area. Questa deve essere la casa di Tespi. Non sembri un attore, a meno che tu non stia interpretando una guardia ateniese. Io... Zitto, ti farò delle domande e tu risponderai. Ma il comandante Rexenore? Come ti chiami? Bulice. Bene, Bulice. Se te ne andrai da qui vivo oppure no, dipende da te, capito? Sì. Dimmi, cosa stai cercando? Una stupida opera. Non mi hanno detto niente. Opera? Io eseguo solo degli ordini. Mi hanno detto di distruggere il manoscritto. Che cosa avete fatto a Tespi? Alcuni dei ragazzi hanno il compito di farlo ubriacare alla taverna in fondo alla strada.
Ti conviene dirmi tutto quanto. So solo che volevano tenere occupato l'attore. Lo vedrai con i tuoi occhi. È alla taverna. Sicuro che sia tutto? Eseguo solo gli ordini del comandante. Non faccio domande. Fa qualcosa di utile e unisciti a noi. Sei leale e esegui gli ordini. Mi accettereste? Cosa rispondi? Andarmene da Atene. Grazie. Grazie. Pagare. Sentito, il comandante. Vorrei restare, ma il mio bocchino. Ha bevuto abbastanza. E che cosa te ne importa, Mistios? Sì, che importa. Oh, ma guarda. Ti conviene andartene. Sono qui per conto del suo capo, Aristofane. Beh, non sta lavorando ora. Sì, non sto lavorando. Però mi piace. Aristofane è simpatico, ma ha certe idee. Gliel'ho detto che è pericoloso. Sì, lo è. Mi serve sobrio e riposato. Non credo che tu comprenda la situazione. Il comandante Rexenore ha detto che Tespi deve restare qui. Io dico che resto. Non voglio problemi. Datemi Tespi e vi darò qualcosa in cambio. Possiamo trovare un accordo. Ecco, per il disturbo. Ci penso io a lui. Un idiota e le sue dracme. Molto bene, non ci rivedrai. Non mi sento molto bene. Exista metofronni. Sinalase per sto termo di sodu. Diceva, hai una maschera. Sei al sicuro, diceva. Sei così forte, Caterina. Ui, al galoppo! Grazie, ma ora fermati. Perché io conosco il vero amore. Mi serve solo che tu vada in scena domani. Certo, e a me serve la mia musa, il mio amore. Non voglio, non posso recitare senza di lei. Tu andrai in scena. No, non senza Caterina. Un nome divino per un corpo divino. Un essere divino. Gli uomini alla taverna, chi erano? Oh, ammiratori, inoffensivi. E mi piacciono gli uomini in uniforme. Devi riprenderti. L'evento è importante. Anche Caterina. Mi serve la mia musa. Ti prego, lo troverai a ovest, alla casa di Afrodite. Se ti servirà a farti andare in scena, troverò la tua musa. I miei genitori dicevano che sarei stato un attore o un ubriacone. E io sono tutti e due. Meglio non farsi vedere.
Musa. Non sei il mio tipo. Troppi muscoli. Ma se hai le dracme, possiamo trovare un accordo. Tespi ha detto che ti avrei trovato qui. Ah, il mio caro Tespi. Un artista in molti ambiti. Ma torniamo a noi. Credevo che tu fossi il grande amore di Tespi. Quello è amore. Questi sono affari. Cosa ti piace fare? No, Tespi vuole che tu lo raggiunga. Vuole che lo aiuti per lo spettacolo di domani. Tespi adora andare in scena. Ma stavolta lo farà senza il mio aiuto. Ma tu sei la sua musa? Il comandante Rexenore vuole che stia alla larga da Tespi in questo periodo, altrimenti ne andrà della mia vita. Ho sentito parlare molto di questo comandante Rexenore. È uno degli scagnozzi preferiti di Cleone. Ho sentito qualche storia dalle ragazze. Gli piace travestirsi, ha un mantello e una maschera. È anche molto violento. Mi dispiace. Comanda la guarnigione locale. I suoi uomini sono sempre qui. Se mi assentassi, lo scoprirebbe subito. Perché il comandante ti ha minacciato? Per quello stupido spettacolo. Fanno tutto il possibile per proteggere l'immagine di Cleone. Persino minacciare te. Gli attori sono tipi superstiziosi. Il comandante Rexenore sa che Tespi non reciterà se la sua musa non sarà lì presente ad aspettarlo. Non temere, mi occuperò del comandante Rexenore. Non capisci che razza di bastardo sia. Non è un semplice soldato ateniese. Che intendi? Incontri segreti, strani ospiti, mi dai brividi. Dovrai ucciderlo. Non c'è altro modo. Se lo faccio, aiuterai Tespi? Sarà un vero piacere. Dove trovo il comandante? Negli alloggi dall'altra parte della strada, a nord. Le ragazze devono andare da lui quando vuole i nostri servigi. Non ha l'energia per venire fino a qui. Puoi descriverlo? Indossa uno di quegli stupidi elmi enormi. Compensa altre carenze. Non temere, mi occuperò di lui. Portami la sua piccola spada come prova. Ah, tornerò presto. Nessuno può dirsi felice prima d'allora. Non c'è felicità, solo fortuna. Non restano molti dubbi. Pare che Rexenore stia con la setta di Cosmos. Questa zona è ben difesa.
Dios e me peripesi. Ehi tu, non muovere. C'è qualcuno laggiù? C'è una cosa? C'è qualcuno qui? Yeah.
Ah!
di paramenti, sì, però. Non è colpa mia. Prenditela con chi vuole la tua testa. Non puoi Vani Koran. È una prova sufficiente?
Non è la spada che avevo in mente, ma basta che sia morto. Ho fatto la mia parte. Vai, e assicurati che Tespi sia a teatro in tempo per lo spettacolo. Sei troppo teso. Vieni a stenderti. Abbiamo tempo per divertirci un po'. O pensi sempre... E tu, invece? Allora scorre del sangue in queste vene. E come? Ma che mi dici di Tespi? Tespi è un attore. Metà delle ragazze qui sono state la sua musa, prima o dopo. Ora, dobbiamo occuparci dell'opera di Tespi e Aristofane. Quest'opera è importante per te. Speriamo che possa cambiare le cose. In meglio. Nei tuoi occhi vedo qualcos'altro. Ma ognuno ha il diritto di avere i propri segreti. Ti basti sapere che intendo fermare uomini come il comandante Rexenore e Cleone. Devo nascondermi, se non voglio combattere. Dai!
prego, dimmi che hai notizie di Tespi. Sta bene. E domani sarà pronto per andare in scena. Oh, grazie agli dèi. Conosco gli attori. Rispetto a quello che faccio di solito, è stato un gioco da ragazzi. Molto lieto di sentirlo. Tieni, per il disturbo. Il popolo sarà anche il cuore di Atene, ma la mia opera sarà la sua voce. Noi e ai nostri figli, se Cleone dovesse morire. E sapete anche quanto l'idiota sia poco istruito. Che impudenza! E pensare che avrei voluto proporre di far erigere una statua in città per ognuno di voi per celebrare il vostro coraggio! Visto? Ci tratta come vecchi rimbambiti e striscia i nostri piedi per raggirarci. Ma l'astuzia dalla quale trae il suo potere questa volta si ritorcerà contro di lui. No! Ahimè! Oh! 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 Ho sentito che Ermippo è morto. Interessante. Cristo è in parola da morte. Ho sentito che Ermippo è morto. Interessante. Allora, che facciamo? L'opera è stata un grande successo, come previsto. Grazie allo spettacolo e alla prova che avete esibito alla Pnice, Cleone ha perso molta popolarità. E ora è diretto ad Anfipoli nel tentativo di redimersi. Alexios! Brasida mi manda a cercarti, è vivo e sta bene. Dov'è lui ora? Anfipoli si prepara a combattere. Se lo raggiungi prima di me, digli che sto arrivando. Che cosa hai intenzione di fare? A Brasida serve il mio aiuto e ho intenzione di darglielo. Tuttavia, se le nostre strade si incroceranno, non esiterò a uccidere Cleone. Qualsiasi cosa tu decida, ricordati che è solo un uomo. Non posso prometterti niente. Fa attenzione.